Un tuffo nella fontana di Piazza Italia davanti al comune e alla prefettura di Pescara e un sorso d'acqua dal rubinetto. Show questa mattina nel capoluogo adriatico del noto disturbatore dei giornalisti televisivi italiani Gabriele Paolini, che si è presentato davanti la piazza del comune per protestare contro l'acqua inquinata. All'arrivo della polizia municipale Paolini ha avuto un diverbio con l'ufficiale, che gli voleva impedire di bere l'acqua che in quella fontana non è potabile. Lei non la può bere, no. Però lei non può. No. Ma non è un no, questo, no, però, no, lei non la può bere. Sì, io adesso la bottiglia. Tolga la bottiglia. Guarda, a me non me ne frega niente. Tolga la bottiglia. Il tutto si è rapidamente risolto con una stretta di mano e dopo una telefonata di chiarimento al comando. In Piazza Italia si sono rapidamente radunati tanti curiosi, attirati dal personaggio non nuovo a gesti singolari ed eccentrici.